Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla serie di Minecraft. Allora, oggi abbiamo da fare una cosa molto divertente. Cioè, ci hanno lanciato una nuova sfida e ce l'ha lanciata Clan Ade, che veramente grazie per la sfida, molto semplice soprattutto. Ed è quella di riprodurre Stonehenge, lo Stonehenge. Ed è stato Clan Ade, l'anima sua veramente, che non c'è niente da fare. Allora, lo Stonehenge lo andremo a costruire. Vediamo, faccio vedere subito dove vorrei costruire. Ahi, ho rotto entrambe le gambe. Lo andiamo a costruire da questa parte qua, dove c'è la casa, questa parte qui. Anzi, forse di qua. Ci vorrebbe una pianura per costruirlo, perché se no non rende molto l'idea. Quindi sì, più o meno in queste zone qua, dove c'è casa nuova e tutta quella roba. Ammazza, quante uova. Bene. Per farlo, ovviamente, ragazzi, dato che non ha messo regole sulla sfida, alla faccia sua, lo faremo in creativa. anche perché ci vogliono davvero 14 quintali di materiali e spaccare cobblestone veramente. Mi spacco i testicoli prima. Anche perché già la costruzione di per sé non è semplice. Oh, che bella la casetta nuova. Ed è stata titanica già la costruzione di questo, con tutta la cobblestone che ho dovuto utilizzare e scavare. No, please. Quindi lo Stonehenge lo andremo a costruire. Intanto vediamo di metterlo in giorno. Deve essere qualcosa di poetico, quindi mettiamo le shader e vediamo qual è la zona più poetica che riusciamo a vedere. E lo costruiamo, lo Stonehenge lo costruiamo. Se questa zona è abbastanza piatta, lo potremmo costruire anche qua in realtà. Whee! Sì, potrebbe essere plausibile, però forse non c'è abbastanza spazio perché lo Stonehenge è molto grande. Quindi no, ci serve una pianura più pianurosa. Fra l'altro lì continuano a non caricare texture. Vediamo. Forse è qua. Sì, mi sa che è qua, per forza. Che è anche relativamente vicino a casa, perché casa dovrebbe essere di là. Perché di. Non voglio perdermi, scusate. Ah, mi sto perdendo. Che bello. Perché non so perché sta avendo veramente fatica a caricare la roba. Che diamine gli prende? Ok, quindi casa è di là. Noi ci muoviamo per così. Ok, sì, di qua, bene. Vediamo, però che non è proprio pianura qua, cioè non è proprio distesa comoda, è veramente una rottura. Che scatole. Vedete, è tutto un po' frastagliato il terreno. E questo rende scomodo per costruire. Ok, facciamo una cosa. Mettiamo le interne perché veramente non ce la fa a caricare. E non so perché, ma oggi non ce la fa. Quindi vediamo, vediamo. Eh sì, mi sa che comunque l'unica zona è lì, perché il resto. È tutto abbastanza montagnoso. Eh sì. Eh sì, regà. Ah. Eh sì, regà, dovevamo farlo là. Anzi, lo facciamo anche qua in realtà. Perché
Potrebbe anche andar bene qui. Minchia, cioè proprio zero. Però in compenso c'è tipo un dungeon, no? Quindi no. Bram 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 bram. Facciamolo lì, dai. Facciamolo. Qui. Non c'è un luogo adatto per costruire un diamine di Stonehenge, ma vi pare che sia normale? Vabbè, mi sono rotto, basta, lo faremo qua. Faccio un po' di terraformazione e ritorno. Ok, allora, ho esteso un po' quella zona di terra, ho levato le parti un po' in rilievo, insomma, ho fatto un po' di cosine. E ora iniziamo con la costruzione dell'henge. Non leverò tutta l'erba perché in realtà nello Stonehenge, l'immagine a cui sto prendendo anche un po' spunto, c'è dell'erba intorno, quindi ora me la metto tipo per comparazione. Però iniziamo a costruire. Allora.
Bene, adesso cerchiamo di capire com'è venuto. Io spero abbastanza bene, per quanto possa venire bene uno Stonehenge in Minecraft, soprattutto con me in realtà. Ora lo guardiamo un attimo tutto intorno di giorno. A me sembra abbastanza fedele per quanto possa. Al massimo. Vediamo se avete qualche consiglio, tipo se secondo voi è anche fattibile sostituire con la mossi stone, quella dei dungeon praticamente in alcuni punti. E adesso lo vediamo di notte. Ecco, in realtà forse è più carino di notte perché si vede meno. Ah, in realtà forse si vede fin troppo poco. Vediamo, magari piazziamo qualche torcia qui e lì. Facciamo tipo una, mettiamo una qui. Una qui. Una qui. Una qua. Qui. Ok, vediamo. Ecco. Forse ha un effetto un po' più suggestivo. Ecco, ne manca una qui forse. Torcia, metteremo una qua. Ok, così è un po' più carino. In effetti, di notte rende molto meglio. Spero che la costruzione vi sia piaciuta. Fatemi sapere come volete che la migliori e soprattutto se avete altre sfide. Lanciatemele perché con mia somma gioia potrò costruirle. Quindi detto questo, vi ringrazio, ringrazio comunque la Nade per la sfida, è stata comunque molto carina. E alla prossima e ricordatevi un'allucinante e condividete. Ciao!